City Report. Cari amici, guardate il cartello, via Principe Eugenio, via della Pecetta, siamo sempre con Hermes e stiamo iniziando una nuova puntata di City Report, sempre Municipio 8, continuiamo a scoprire cosa si nasconde qua nei paraggi. Andiamo Hermes? Andiamo. E questo è il posto che è in centro ai due posti in cui siamo andati oggi, che andremo oggi. La Conad Pet Store, Bimbo Store di via della Pecetta, Principe Eugenio. E qui si vedono benissimo ancora i rifiuti che ci sono in giro. E dietro questi il nostro primo posto. Anche fuori qui, dove c'è Rete Ferroviaria Italiana, la sottostazione elettrica, un bel po' di sporco anche qui. Sembra totalmente una zona dimenticata dagli uomini e dagli dèi. Macchine posteggiate, un sacco di beveraggio buttato così e riusciamo qua al centro dell'incrocio. Ma adesso andiamo a vedere un'altra cosa. E questo è il posto che separa il posto 1, cioè quello della cabina elettrica, dal posto 2, quello sotto il ponte della ferrovia. E il passaggio è quello che vedete in fondo. E questo è tutto il perimetrale che ci porta dal posto che vi abbiamo fatto vedere prima, il locale tecnico delle ferrovie, a quella che è la nostra meta, molto imboscata, che è lì. Oltre quell'erba. E voilà, cari amici, siamo tornati nell'altro posto famoso, dietro la centrale elettrica, e guardate qui. Adesso il passaggio per rientrare qui, sempre grazie al verde, che è cresciuto a dismisura, copre. Quindi risulta più coperto. Chiaramente oggi, essendo una giornata di pioggia, non troviamo nessuno, anche perché si sono aperti un bello spazio dietro. Comunque il posto pare molto vissuto, guardate qui quante cose. Ma possibile, dico, che nessuno venga mai a controllare questa cosa qua? Cioè, è veramente un letamaio qua. Sempre peggio qua. Ma io dico, ma è possibile secondo te che nessuno viene mai a controllare? Assolutamente no, poi ogni volta che veniamo qua è sempre peggio, non è mai stato fatto nulla qua dietro. Aspetta che torno di là. Adesso ha appena finito di piovere, quindi il luogo è abbastanza sgombero. Non dell'immondizia, chiaramente, l'immondizia è piena. Anche i ferri da stiro, tre addirittura. No, ecco, 5-6 sono questi. Ah sì, anche lì. Hanno più ferri da stiro di quanti ne ho io. E qui è il famoso pezzo a Sassoni, che anche qui troviamo delle belle schifezze. Guardate. Si scivola. Dobbiamo stare un po' attentini quando camminiamo qui. Adesso stacco e scendo e vi faccio vedere qualcos'altro. Siamo sotto il ponte della Ghisolfa, dietro la stazione elettrica di via della Pecetta. Schifezza su schifezza, guardate qua. Adesso non andiamo fino lì in fondo ai cancelloni, perché è tutto bagnato e potrebbe essere anche pericoloso, perché si potrebbe cadere, ci potrebbero essere delle trappole, ci potrebbe
essere qualche fuori di testa che prova ad aggredirci, perché non è tanto scontata la cosa. Pentole, bottiglie. Adesso Hermes ha aperto la valigia, questa è vuota, ma quelle sotto, come vi avevo fatto vedere prima, sono piene. Va bene, dai, lasciamo perdere, va. Questo coso col filo cos'è? Un rasacapelli? Sì, c'è un caricatore con una spina attaccata, sì. Ma vedo che ci sono anche scarpine da bambina qua, giacche da bambina, oltre tutti questi CD China, anche qui, dentro la parete. Questo copertone grande. Ma volevo farti una domanda, Hermes. Allora, qui sopra abbiamo Ponte della Ghisolfa. Ma com'è possibile che vogliono fare una pista ciclabile per, appunto, per le biciclette e non abbiano guardato cosa c'è sotto? Beh, sicuramente immagino che venga data la priorità a ciò che è più visibile. Quello che c'è nei meandri viene spesso lasciato nel dimenticatoio, come abbiamo visto settimana scorsa. Anche a Garibaldi. Esattamente, esattamente, il discorso è sempre lo stesso. Qua ogni volta che veniamo è sempre peggio, siamo stati l'anno scorso, siamo stati ancora una volta prima e ogni volta è una porcheria. Ti faccio un'altra domanda, ma adesso che abbiamo visto il posto 1 e il posto 2, tutta questa erba, questa natura verde non tagliata, che dovrebbe essere ecologica, in realtà qua cosa c'è di ecologico? Non c'è assolutamente niente, anzi tutta questa foresta, diciamo, permette che venga ancora di più incrementato lo schifo, perché diventa meno visibile. E quindi permette, esatto, molto di più. Se fosse molto più curato tutto questo probabilmente non succederebbe. Va bene, dai, proviamo a uscire, così vi facciamo vedere l'uscita, dopodiché vi salutiamo. Qua la state vivendo direttamente con noi. I tagli li facciamo solo ove necessario, per qualche motivo particolare, tipo rischiamo di ribaltarci, abbiamo bisogno di mettere le mani sulle corde. Eh sì, guarda lì, quello è il Ponte della Ghisolfa, il sopraponte, famoso pezzo dove dicono che i ciclisti hanno problemi perché non possono transitare. Forse era il caso magari di utilizzare sto pezzo invece di chiudere un pezzo di strada sopra. Non sarebbe una brutta idea. Tanto, visto conciato così, non credo che possa avere fini e utilità migliori. Stiamo ripercorrendo tutto il pezzo qui. Una bella schifezza che mai si è vista. Noi arriviamo da là. Stiamo seguendo proprio tutto il perimetrale. Comunque qui la temperatura cambia, fa più fresco, eh? D'altronde, sai che cosa c'è? Che secondo me tutta sta gente che stava qui, siccome negli ultimi giorni sta piovendo, si è attrezzata per tagliare di là. Molto probabilmente. Perché, come ben sa chi abita in zona, chi conosce il posto, siamo a 50 metri, eh? Dal gabbiotto lì che va sotto ai locali tecnici della ferrovia, un paio di scarpe da donna, pezzi di ferro. Qua hanno coperto qualcosa. Adesso vi facciamo vedere il fattore che ci stava fregando, tra virgolette, anche a noi, se non avessimo l'occhio che abbiamo io e Hermes, l'esperienza dei nostri molteplici sopralluoghi diurni notturni. Perché mentre quando c'era l'erba tagliata qui si entrava tranquillamente dalla strada, adesso guardate com'è, è tutta un po' imboscata dal verde. Adesso noi vi stiamo percorrendo le strade così, ma se la guardate da fuori tutto vi può venire in mente, meno che oltre questo muretto ci sia ancora il buco. Va bene,
e stiamo continuando a seguire i graffiti che ci portano avanti e indietro da questi due posti dove abbiamo trovato questi bivacchi, queste situazioni particolari. E la cosa che da anni ci fa ridere, per non piangere, è quella di queste telecamere. Guardate dove sono rivolte. Cioè, vi sembra normale? Sono rivolte verso il basso. Cosa possono registrare, forse, se c'è una crescita di vermi nel pavimento, se ci sono gli scarafaggi? E anche questa è la disattenzione verso la zona. E voilà, cari amici, guardate dove siamo. La cabina elettrica, insieme al nostro amico Hermes, sempre in presa diretta. Allora, Hermes, abbiamo visto due posti qui nel municipio 8 a 50 metri l'uno dall'altro. Veramente è una situazione stupida che dura da anni. Esatto. E che si potrebbe risolvere con ben poco. Esattamente. Con questa chiudiamo, ne vedremo ancora delle belle. Seguiteci la prossima puntata. E quante ce ne abbiamo da farvi vedere? City Report. City Report!